mago Casanova, che si è dimostrato anche uno scrittore, che quindi in questi giorni presenta i suoi libri, la saga dell'illusionista. Il terzo questo libro, sono già arrivato quasi alla fine della saga perché sono quattro i libri, il quarto uscirà in ottobre e a questo libro in particolare io tengo molto perché diciamo che è il libro di svolta in cui il mio personaggio, Nasha Blaze, si trova a dover fare un faccia a faccia con quello che è il male impersonificato, cioè il venditore di lunari. Ma non voglio anticiparti niente, dimmi. Allora, tu ti sei presentato al mondo come un illusionista, come un mago, ma piano piano hai svegliato dei lati di te che nessuno conosceva, come per esempio l'Antonio Casanova che suona il piano, appunto l'Antonio Casanova che scrive. Ma quando eri piccolo, cos'è che sognavi di fare? Ma io non sognavo di fare assolutamente nulla, perché noi tutti siamo figli di ciò che non abbiamo mai voluto essere in realtà. Io mi sono trovato a seguire e avere fortuna di seguirlo quello che è il flusso della vita. La vita è come un fiume, è un fiume che ti porta a un certo punto a fare delle anse, a fare delle parti più profonde, delle parti più secche. Tu devi semplicemente lasciarti muovere. Io mi sono trovato per caso o per fortuna o per destino a fare le cose che poi oggi sto facendo, quindi a scrivere, a suonare il piano e ad avere la possibilità di portare incantesimi sui palcoscenici di tutto il mondo, come dicevi prima, perché proprio l'anno scorso ho avuto la fortuna di avere il mio show a Las Vegas e adesso in Italia. Però la parte della scrittura è la parte che sto tutelando di più perché è una parte che viene con me da quando ero ragazzo, da quando avevo un nonno che scriveva, un nonno di quelli con la barba bianca, di quelli che sanno fare a insegnare ai nipoti come sarà la vita e quello che si dovrebbe poter fare nella vita e che ti danno gli strumenti per fare. E così la porto avanti come forse il dono e il talento più prezioso. Tornando un po' ai tuoi inizi, cos'è che ti ha avvicinato al mondo dell'illusionismo? Sempre il nonno, perché il nonno faceva la raccolta dei libri antichi, in quelli che si chiamano, che io chiamo personalmente i mercatini della muffa, che sarebbero i mercatini della domenica, dove si comprano i libri usati. E a mia insaputa nonno ne aveva raccolti molti. Quando lui, come dice Virginia Woolf, voltò il viso sull'altro lato del guanciale, cioè quando se ne andò, e io dovetti fare il brutto ufficio di togliere tutti i libri dalla libreria di nonno per dismettere la casa, scoprì che c'erano questi testi antichissimi, francesi, tedeschi e italiani, sull'arte della magia. E come in un film, perché effettivamente è così, da quel giorno, avevo 16 anni, a oggi che ne ho 38, è passato un tempo che forse è un battito di ciglia o forse è un fiume lunghissimo, però mi sono trovato sul palcoscenico e così è nato l'illusionista. Come sei arrivato nelle nostre case attraverso questo mezzo di comunicazione di massa che è la televisione? Attraverso un cavallo di Troia, assolutamente un cavallo di Troia inventato da quel genio che era Antonio Ricci, che 11 anni fa si inventò, tra virgolette, un reality, nel senso un ragazzino che ero io, che faceva le cose davvero a buona domenica, faceva grandi magie e lui cercava di smontarglielo, di prenderlo in giro. In questo modo il cavallo di Troia dove stava? Lui ha svecchiato l'arte magica perché se no i prestigiatori e io stesso saremmo stati tutti legati ancora a fare le stesse cose, la donna segata a metà, il gioco con le colombe. Invece prendendo in giro, demistificando, divertendo e trovando delle nuove soluzioni, ha creato quello che poi è stato, tra virgolette, il mio passaggio, dove io ho potuto giocare sulla mia autoironia, poi pian piano invece sono dovuto crescere come cresciamo tutti, per fortuna, mi sono trovato a dover rifare gli esperimenti di Houdini, a dover creare illusioni grandissime e oggi ho una rubrica fissa di cui vado molto orgoglioso che sono gli incantesimi di viaggio ogni sabato sera su Striscia. Nel piccolo schermo uno dimostra quello che vale e noi dietro siamo sicuramente molto molto critici. Quindi quando uno sbaglia dietro il piccolo schermo nessuno perdona. Ma come si sente il mago quando un esperimento non riesce? E soprattutto come si sente quando invece riesce molto bene? Ma vedi, in realtà non esiste un mago a cui non riesca un esperimento. Esistono maghi che oggi non hanno compreso lo strumento televisivo e che usano lo strumento televisivo come se fosse lo strumento teatrale. Non è così, cioè tu nella televisione hai la possibilità, grazie al DVD o all'hard disk, di tornare indietro e fissare un momento. L'illusione, come dice il termine stesso, si basa sul momento stesso, che non può essere congelato, perché per tanti principi psicologici, fisici, ottici e di tante branche della scienza devi poter passare velocemente su un oggetto e farlo dimenticare dalla memoria. Quindi bisogna adeguarsi alla televisione. Il grande successo qual è? Quello di poter levitare, sparire, fare apparire aerei, macchine o palazzi, però con la televisione che può essere fermata in qualsiasi istante.
e non capire il trucco, e questo è il gioco delle parti. E oggi è molto divertente poter fare queste grandi magie, sentire dall'altra parte di chi è nel pubblico del piccolo schermo che dice ma come avrà fatto, anche se ha la televisione davanti. E invece tu hai paura delle tue performance? Certo, noi tutti abbiamo paura di ciò che non conosciamo, ed è questo il modo giusto di affrontare, cioè avere paura. Devi avere paura di guidare una macchina, devi avere paura di fare un compito di matematica, devi avere paura di qualsiasi cosa, perché la paura è quel modo cautelativo fondamentale che crea in te la difesa necessaria e l'arguzia per evitare i problemi. Quando ho eseguito la pagoda della morte, che era la celebre illusione con cui Houdini perse la vita, o apparentemente perse la vita, io ero terrorizzato dall'apnea, dallo stare in apnea a testa in giù, figurarsi dentro una cabina del telefono sigillata con dei lucchetti. Eppure con 6 mesi di preparazione, con un apneista eccezionale e con tutto quello che ne conseguiva, l'ho fatta in diretta, e ne sono uscito vittorioso, non per aver creato suspense o per aver vinto quell'illusione, ma perché io avevo vinto la mia paura, e per tanti a casa era vincere le loro piccole paure. Quindi la prova che ti ha messo più in crisi di tutte è stata appunto la pagoda cinese con cui Houdini si pensa abbia perso la vita? No, quella, diciamo che ogni anno ognuna di queste illusioni o di queste fughe mi ha messa molta paura. Quella in assoluto che mi ha dato più fastidio è stata quella di quest'anno, dove sono stato attaccato in una cittadina qui vicino, Acqui Terme, l'abbiamo fatta in diretta anche quella, a una gru a 20 metri d'altezza, a testa in giù, con le corde incendiate. E tra l'altro in quell'occasione sono riuscito a togliermi la camicia di forza in 2 minuti e 30, che era il record di Houdini, e quindi è stata una bella soddisfazione perché sono entrato in quella, tra virgolette, cerchia di persone che sono riusciti a fare quell'illusione con un tempo così basso. Ma lo spaventoso era stare a testa in giù a quell'altezza, perché tutto cambia, la dimensione del corpo, che è normalmente abituata alla solidità, al terreno, alle pareti, non c'è più. Tu sei nel vuoto e non hai nulla su cui appoggiarti, e quindi è spaventoso. Quindi tu, un illusionista, rischia sempre in qualche modo di farsi male, ma qual è la prova in cui tu hai rischiato più seriamente di farti veramente, veramente male? Ma noi rischiamo di farci male ogni giorno nella vita, anche soltanto camminando per la strada o scendendo da un marciapiede. Quindi un illusionista non è un incosciente, è semplicemente qualcuno che vuole tentare delle strade particolari, e siccome ha delle capacità sviluppate in un certo modo e ha una coscienza di quello che fa, tenta di arrivare a dei punti di incredulità, cerca di arrivare al limite del rischio. Apollinaire diceva che c'è un limite oltre il quale se si viene spinti si vola e non si cade, e questo è molto bello. Ma il momento in cui tu rischi di farti male alle volte è banalissimo. Ad esempio, una volta durante una prova di quello che si chiama the table of death, cioè il tavolo della morte, dove si viene legati e c'è un timer inesorabile che farà cadere 20 punte d'acciaio su di te, per una stupidaggine il timer non ha scattato, si dice così, e le punte sono cadute subito. Io me le sono viste arrivare a 1 millimetro dal viso senza che fossi preparato per niente. Sono rotolato su me stesso e mi sono trovato un regalo che non mi ricordo mai su che lato della faccia ho, ma ho un buco da qualche parte qui, che è una punta che mi ha fatto saltare la pelle. Quindi è il momento in cui non te lo aspetti, è il momento in cui non hai paura che le cose succedono e in cui rischi di farti male. Passando invece alla tua parte di carriera che riguarda la scrittura, che cos'è che ti ha avvicinato alla scrittura e come hai tratto l'ispirazione per questa saga? Ma la saga è nata in un bellissimo giorno di primavera, vicino a un angolo di mondo dove c'era un piccolo ponte su un rivo, un salice e un prato verde, ed eravamo lì, Daisy, che è la mia fidanzata, ed io, a pensare a quello che sarebbe bello immaginare liberamente di un luogo del genere. Ed è nata una storia che sembrava semplicemente una storia da lasciare lì, da lasciare sospesa a mezz'aria. Invece, ragionandoci, abbiamo detto beh, forse questa potrebbe essere proprio la storia che piacerebbe a ognuno di noi se fossimo bambini, e non ho fatto altro che scriverla, immaginarla tutta e scriverla. E il quarto libro, tra l'altro, io l'ho già consegnato, proprio perché ogni libro è una storia a sé stante, però in realtà formano un'unica grande storia, che è quella appunto di tutta la saga dell'illusionista. Tu ti aspettavi da subito un successo simile, tanto ad essere messo nella catena del battello a vapore, oppure no? No, il battello a vapore per me è una grandissima dimostrazione di genuinità, cioè la televisione è fatta di personaggi che purtroppo per la maggior parte dei casi non sanno fare assolutamente nulla, e noi siamo sbigottiti, dico noi di Striscia, di fronte a quanto succede tra i Grandi Fratelli, Isole dei Famosi, queste cose orribili che ci sono. Il fatto di poter scrivere per una casa editrice dove non c'è la possibilità di entrare come personaggi ma solo come scrittori è una cosa grandissima. La
più grande soddisfazione è sapere che il mio libro lo leggono qui, lo leggono all'estero, perché è stato venduto in Belgio, in Brasile, in Russia, in Ungheria, ma soprattutto lo leggono i nonni, le mamme e i babbi insieme ai figli. E questa è la cosa più grande che possa succedere, perché a me accadeva, quando io avevo 6 o 7 anni, 8 anni, d'estate, nelle ore più calde, mi fermavo sul letto fresco dei miei genitori e con loro leggevamo dei libri. E ancora allora, ancora adesso, come allora, io riporto nella mia testa sia i profumi, sia le parole, sia il caldo di quei momenti, che non aveva nulla a che fare col caldo dell'estate, ma era il caldo del cuore, che è una cosa molto importante, e che i libri hanno. Che cosa hai tu in comune con il tuo protagonista Nasha Blaze? Niente, i capelli forse, che sono un po' spettinati, perché Nasha è proprio una visione di come vorrei vedere un ragazzo che affronta il mondo in una maniera assolutamente non semplice, perché non ha il papà, anche perché è di colore, anche perché è in Irlanda del Nord, che è un posto meraviglioso ma molto difficile da vivere, i rapporti delle persone sono più complessi, e lui ha una grande capacità che io non ho mai avuto in realtà, che non avrò mai, cioè la capacità di sapere di essere un mago, di sapere veramente di avere dei poteri straordinari, non poterli usare nella vita e non farsene un problema. Cioè tutti noi abbiamo la capacità di costruire dei problemi che non abbiamo in realtà nella vita. Nasha no, Nasha i problemi li risolve, parte dritto con lo skateboard e col suo cagnolino 7 dietro e i problemi li risolve. Ma una persona impegnata come te, che gira costantemente da studi televisivi, vari spettacoli e Striscia la Notizia eccetera, dove lo trova il tempo reale per scrivere? Perché io mi sdoppio, mi clono io in realtà. Ma no, il tempo c'è per fare tutto. Quando una persona dice che non ha tempo, sta dicendo una grande bugia. Il tempo è un'idea, un concetto che va utilizzato. Quindi tu puoi trovare un momento per fare qualsiasi cosa. Io ho scritto nei camerini dei teatri, ho scritto sui treni, ho scritto in aereo. Però c'è modo di fare qualsiasi cosa. Non pensiamo che uno scrittore debba nascondersi in un eremo e là concepire da solo nel silenzio un libro. Le sensazioni, le parole, le canzoni, come ci insegnano i cantautori, nascono in ogni momento, non c'è bisogno di aspettare tempo.